Arriva l'esito dei 43 tamponi effettuati sui piccoli alunni della scuola elementare di Mirabella e Clano a seguito del contagio di un insegnante di Frigento. 8 i bimbi risultati positivi al coronavirus dopo lo screening a tappeto dell'ASL nella giornata di venerdì. A comunicarlo il sindaco Giancarlo Ruggero con un post su Facebook e il primo cittadino annuncia altre misure. Innanzitutto dobbiamo estendere lo screening. Abbiamo stamattina inviato altri elenchi all'ASL e credo che nella giornata di domani o al massimo dopodomani si faranno altri test. Nel frattempo va detto che bisogna rispettare le regole, perché la distanza, il distanziamento sociale e le mascherine sono molto importanti. Credo che nell'ultimo periodo tutti rispettano. Siamo in un momento di grossa difficoltà, speriamo di uscirne presto. Ma non è tutto, il sindaco ha fatto sapere che ci sono stati altri 3 positivi derivanti da un pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo il 16 settembre. Anche per questi contagi si sta lavorando con i medici di base e l'ASL per monitorare le altre persone che hanno preso parte alla gita. Lo stesso Ruggero si è sottoposto a tampone, risultato negativo. Nel frattempo il primo cittadino ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale fino al 10 ottobre. Abbiamo chiuso le scuole, domani chiuderemo il comune per 3 giorni per la loro sanificazione, per effettuare i tamponi a tutti i dipendenti comunali. Nel corso poi della settimana vedremo se attuare altre ordinanze o meno. Anche più restrittive magari? Certamente, se la situazione è questa e continua ad essere con questa percentuale, sicuramente.